Ciao a tutti. Scusate, sono guardando, aspetti anche se colleghi qualche duro, devo dire due cose, un collegamento molto veloce, sono al limite di Modena alla fiera, spero si senta bene, ditemi solo se si sente bene, magari così continuo a parlare, se no no. Ciao, ti voglio bene, grazie, ciao. Mi dite solo se si sente bene l'audio, perché è un po' che non faccio una diretta dal cellulare, questo specialmente. Si sente, boh, allora. Vedete, ho il cappellino oggi, sono venuto in fiera perché mi hanno proposto, prossimamente farò un video su uno stagionatore. Dopo aver fatto il video del mio stagionatore fatto in casa, mi ha contattato questa ditta che fra l'altro è di Modena, che anche loro fanno uno stagionatore, diciamo fra virgolette economico, però molto più professionale. Me ne manderanno uno da provare, da farvi vedere volentieri. Io ho detto mandamelo che lo provo, naturalmente incomodato d'uso, non è che me. Comunque lo provo volentieri perché è sempre una bella cosa. Però volevo, per gli appassionati di salumi, che mi chiedete sempre dove acquistare le maniche sintetiche e i budelli sintetici, vi faccio vedere che sono al MIT, cioè lo stand di Pacifici Corrado, che ha un sito internet. Adesso vi giro la telecamera così vi faccio vedere. Oh, così riesco anche a vedere. Vedete? E non mi paga mica niente, ma anzi, adesso voglio andarglielo a dire. Però vedete i collati che loro hanno, questo qui è tutta robina per fare la salsiccia, Fibrus, vedete? Spero si veda, ve lo ingrandisco un pochettino. Fibrus, vedete, calibro metri 25, le trovate sul sito internet, guardate. Per fare i salami c'è il calibro 60, per il, poi si può fare il cotechino, questo è un budello cucito, vedete? Vedete il cucito in fondo, anche quello là un pochino più grande, e qui passiamo alle maniche, quelle che uso io, vedete dove si trovano? Probabilmente sul sito mancherà qualcosa, qui addirittura ci sono i budelli per la mortadella, qua per la Luganica, e c'hanno anche i budelli freschi, vedete sotto vuoto, arrivano così spediti da loro. Okay. Oppure anche i secchi, vedete, ci sono tutte le informazioni dei budelli, ovino, caprino e bovino, vedete, e insomma qua, questo sito, questi fornitori qui pacifici c'hanno tutto, da il tubo per fare gli arrosti o per insaccare, se volete i salumi potete metterli anche in rete, vedete? Le corde per legare salsicce, salami, guarda, io questo lo uso per legare prosciutti, ecco, sì, però io sono prosciutto davvero, saluti, qua ci sono prosciutti, guarda, elastici alimentari, vedete? Ok, facciamo un giro che vi faccio vedere anche qualcos'altro veloce, perché devo tornare a lavorare, perché sono qua da luna, mi hanno fermato in tanti. Qui abbiamo comunque sacchi da sottovuoto anche per la cottura, affilatori, raschietti per i banchi, no, hanno tutto, anche i guanti per la sicurezza. Guardate il guanto quanto costa, guanto inox scontato. Questo qua è quello di stoffa, quello lì che è un po' meno resistente, però è già qualche cosa. C'è il paracolpi davanti in pelle per giossare, vedete? 25, questo qua quasi quasi lo compro. E questo qua non è pubblicità, perché io loro li consiglio sempre, quando mi chiedete dove si trovano i budelli sintetici, io vi rimetto sempre al loro sito. Qua c'è la tela da casaro per fare i ciccioli, per tirar su il formaggio dalle caldaie. Poi hanno un sacco di altre cose, se facciamo un giro ci sono anche le insaccatrici. Allora, piatti, però qua sono per più gli addetti ai lavori, per fare i lavori in casa, vedete? Ci sono anche le signore. Ecco qua.
troppa gente, ci spostiamo. Allora, guardate, sconto 20, ci sono le insaccatrici. Se venite, ci sono anche domani qua al Meet a Modena, tra l'altro ingresso gratuito. Queste qua sono per fare le svizzere, questa qua è una svizzera da 180, 18 centimetri, è la roba, però per dire, guardate il prezzo, si vede, 463 euro compresa. Costano tutta la roba in acciaio, in qualche affettatrice, e qua ci sono i cestini per fare gli arrosticini di carne. Queste qua sono macchine, diciamo, un po' più semiprofessionali, però macchine da sottovuoto. Qua abbiamo un runner per la cottura a bassa temperatura, e poi ci sono dei tritacarne, diciamo più da casa, comunque tre spade, bella roba. Qua abbiamo un disinfatta coltello in alto, così. E questo qua serve per metterci la pellicola trasparente. Comunque, scusate, mi sono mandato avanti la telecamera. Andate sul loro sito, se siete degli amanti dei salumi, loro vi spediscono tutti i tipi di budelli. Qua ci abbiamo il paracolpi, guardate, quello in acciaio, che io ho l'armatura medievale per proteggersi da mentre uno disossa i prosciutti. Vi faccio un giro, se riesco ritrovo lo stagionatore ve lo voglio far vedere. Intanto mi inquadro io, così vedete un bello mio, se avete voglia. Poi dopo bisogna anche chiudere perché devo andare a lavorare. Se lo ritrovo, anzi è meglio che vi faccio vedere la fiera, che è meglio. Ecco. Qui abbiamo l'abbigliamento, è una bellissima fiera, tutti i prodotti per gastronomia, macelleria, frigo, vetrine, prezzatrici, guardate anche i lavandini, tutte le carrucole, i binari per la macelleria, tavoli per la lavorazione. Qua sono arrivato, l'ho trovato, lo stagionatore, questo qua, la ditta è questa, mi faranno avere il modello base più per casa, che è questo, guardate che figata. Questo è il computer che fa, mi ha già spiegato che fa tutte le fasi della stufatura, e fa sei fasi di asciugatura, con la variazione giorno per giorno dell'umidità e della temperatura. Comunque lo stagionatore in toto è questo qua, me lo faranno avere, che poi lo studiamo bene, farò un video sullo stagionatore. Poi adesso mi diranno bene il prezzo, a me riservato e a voi riservato, che probabilmente ci sarà un prezzo da YouTube, insomma, un po' meglio. Ok, intanto c'è stata la nazionale italiana macellai, che hanno fatto una competizione. Qua ci sono tutte le lavastoviglie, guardate questo affrollatore, ah, questo è un affumicatore. No, in Sicilia sta prendendo più, ad esempio, la regione più avanti, tra le regioni più avanti. La pancetta sgambata. Vittorio. Ah, qua è una fiera che vale la pena. Oh, guardate qua. Questa è umidità. Affumica anche al tartufo. Affumica al tartufo. Ottimo, va bene. Ci sono tutti i frigo, i forni. Questo qui è per cuocere i polli allo spiedo, che c'ha le infine dentro. L'abbattitore, non mi soffermo perché sennò mi attaccano le pezze, non voglio, devo andare via. Faccio un giro veloce, vi porto con me fino all'uscita, così vedete qualche padiglione. Se trovavo il dottor Asado. E c'era anche Braccia Mia Ancora da queste parti, e qualche griglia duro, e anche il coltellaio Matto ci hanno trovati, abbiamo fatto qualche foto qui al Meet. È stato un bel, anche qua vendono materiale per l'insacco, questi qua li vendono al metro, i roccoli, sacchi, queste cose qua. Qua ci sono addirittura le spezie, le corde, le reti, questi qua sono quei ganci di metallo per chiudere i sacchetti in autovac, adesso dopo mi viene in mente come si dice. Ecco là, guarda, c'è il dottor Asado, vi faccio fare un saluto. Ciao ragazzi.
Basta che ci sia un po' di carne per la zio. La compriamo. Allora sei arrivo? In diretta. Ciao ragazzi. Ci abbiamo fa col dottor Asado che saluto. Davide, mi saluti in diretta. Ciao. Matt Fam. Ciao. Ti saluto anch'io, anche se non me l'hai chiesto, ma non mi conosce neanche. Ah, beh, vabbè, dopo sono qua, lo saluto. Ci abbiamo anche Guido Asados. Cucina Nicola. Ciao. Ok, siamo in diretta. Qua cosa si mangia? Si mangia e si beve qua. Si beve. C'è il whisky e c'è la carne frollata. Va bene, vi lascio andare. Ciao ragazzi. Ciao. Oh, scusa. Ciao. E qua abbiamo la frollatura, scusate. Andiamo avanti perché io bisogna che vada verso la macchina. Qui ci sono tutte le... Mi fermo perché ci sono tutte le... direi che quel rollè qua, molto bello, di agnello, ripieno di polpettone, sembra il buon roll secondo me. Il buon roll che c'è qua. Però è con l'erba cipollina e il sedano, sembra. E qui c'è il lardo attorno. Che hanno fatto proprio il creator. No, siamo in diretta. Qua ci sono tutte. Qua è stata la nazionale italiana, ma ce l'hai. La NIC. No, NIC. Io facevo parte della FIC. Ah, la roba dici. Ah, beh, sì. Si vede che è un po' stanca. Però è sempre bella la preparazione, è sempre bella. Ci vuoi, possiamo farti un'intervista? È andata via. Ci mi facevo spiegare la preparazione almeno. Che cosa? Voleva una bella donna che ci presenta. Volevamo sapere cosa c'era in quella tartare. È una tartare con l'aspargo inserita dentro. Sì, c'è l'aspargo, però è, diciamo che non è proprio una tartare perché è una. È questo qua, il brolle dell'aia. Ok. Che è sponsor della nazionale italiana, esatto. Ok, abbiamo capito. E quindi il ragazzo ci ha messo dentro degli asparagi. Ho capito. Allora cos'è che ha vinto qua? Hanno fatto una gara. Allora guarda, questi preparati che vedi qua sopra sono dei giovani nostri. Sì? Ah, ok. Quelli che vedo là sono quelli di ieri. Ok. I ragazzi di ieri che hanno partecipato, che hanno fatto il contest di ieri. Ok, allora per dire, quella rosa che vedo là è fatta con il burro? No. Formaggio? No, quella è fatta con la pasta sfoglia. Ah, ok. Oh, questi articoli sono fatti da tutti i professionisti. No, quelli sono sempre macellai. Sì. Sono tutti. Questi ragazzi. Ah, sì, cioè le idee si prendono tutte. Bravo. Però loro, ecco, questi hanno fatto ieri il contest. Diciamo la preselezione. Sì. Quindi erano 25-26 ragazzi. Ok, faccio una carrellata. Una carrellata e. Dopo lo vedi su YouTube, Ah, benissimo. E mentre questi qua sono i giovani di oggi che hanno fatto questa partita, sui giovani. Sì. E hanno preparato tutte queste altre. Quindi non c'è stata una competizione, perché ho visto là più indietro un tavolo dove c'era Spagna, Italia, Inghilterra. Quella è un'altra cosa. Ah, ok. È un'altra competizione. Questa noi abbiamo fatto le preselezioni. Tu sei... No, come ti togli? Sei... scusa. Ho solo fatto della carne, almeno da qualche bella ragazza. Tu fai parte della... Sei proprio una macellaia? Sì. Bene. Da quanti anni? La macelleria di famiglia, quindi bene o male ci cresce dentro e ci lavoro veramente dal 2017. Bene. Fai tutto dal disosso? Sì. Sì, quindi cioè, non apri i sacchi del sottovuoto, disosso. No. La mezzena, sì, disosso. Ancora lavoriamo bestia. Guarda, noi tutti i macellai, tutti quelli della nazionale, nessuno apre le buste. Ah, però purtroppo delle volte abbiamo una gente. Sì. La carne la devi toccare. La carne la devi andare a comprare. Ok, però. Viva! Però sapete che dei filetti ce ne sono due in una bestia. E noi se ne vende due. Basta, fine? Beh, esatto. Allora siete bravi. Non insistete con il sottovuoto. No. Beh, bisogna qualcosina. Essere bravi a fare questo mestiere. Va bene, dai. Bisogna essere bravi a usare un animale intero. Sì. Il vero lavoro del macellaio. Sì. Dall'esso al macinato, al quinto filetto. Al quinto quarto. Voi ce l'avete in Toscana la macelleria? Esattamente dove? A Montevarchi. Io ho un bravo ragazzo
Tommaso in Giappone, lo conoscete, è toscano, è andato a vivere in Giappone, fa i video, vabbè, anche lui fa vedere il Wagyu là, fa vedere le carni là, tanta bella roba. Va bene, allora grazie, ma non mi hai detto come ti chiami? Moretti Anna, la bella Mara. La bella e Mara. Noi siamo a Sermoneta invece, in provincia di Latina. Ah, ok, verso Roma. Veniamo da tutta Italia. Benissimo, allora, complimenti a tutti. Grazie. I componenti della nazionale italiana. Grazie. Macellai. Grazie. Ciao. Ciao. Vado avanti. Ciao. Ok. Abbiamo fatto anche un'intervista. Aspetta che questa qua la devo riprendere. Scusate. No, dicevo, questa qua. Anche qua c'è tutta una serie di guanti. Ok. Ok. Beh, fatto anche sta stronzata. Sì, oh, questa qui dovete vederla. Questa qua l'ho vista in funzione. Posso fare un video, vedere? Immagino che questa qua serva per fare la battuta di carne in automatico. Quindi ci sono due coltelli, sono in diretta su YouTube. Quindi faccio un... Se sbaglio qualcosa, immagino che si mette il pezzettino di carne, il piatto gira, i due coltelli fanno taglia. Ok, ce l'accende, vediamo. Ok. Chiudendo, i due coltelli battono. Fighissimo. E c'è anche il potenziometro per regolare la velocità. Ma questa è una novità, non l'avevo mai vista. Grazie per il... Bene, andiamo avanti. C'è sempre tanta roba. Ormai sono all'uscita. Qui c'è un altro banco dove fanno vedere delle preparazioni molto belle. Però sono tutti preparati, fatti con i prodotti preparati in busta. Tipo pan grattato giallo, pan grattato rosso, pan grattato verde, così. Qui abbiamo i coltelli, alcuni coltelli, perché il dottor Rosado è testimonial della Sanelli. Siamo stati allo stand della Sanelli, dovevo stare qua 10 minuti, mi hanno bloccato in tutti i cantoni. È stato bello, perché abbiamo fatto foto, non me l'aspettavo tanto. Cioè, qua sono tutti macellari. Qui abbiamo delle bilance, macchine per confezionare i pacchetti, le confezioni, polistirolo. Oh, questa è la menù che vi dicevo, che fanno tutti quei preparati per i macellai, quelle salse che vanno sopra, vedete anche sopra alla tartare. Adesso non sto leggendo i messaggi perché non ci vedo un'ostia, e veramente quest'anno ho perso un sacco di... Non ho preso gli occhiali, ma ho perso un sacco di vista. Lo diceva la mamma da piccolo. No, scherzo. Comunque anche qui c'hanno delle preparazioni, queste qua sono già cotte, no? Alcune cotte, alcune no. Vedevo se traevo qualche ispirazione per un video, e penso che riproporrò il video dell'agnello, perché non ho ancora fatto niente con l'agnello. Vi farò un carré arrotolato, farò qualcosa, insomma. Va bene, allora aspetta che la vogliamo vedere. Vabbè. Ah, e non, macellai e non, va bene, ma sono pure pratiche. Infatti qui sono un po' un miraggio, c'erano un paio di ragazze davanti a uno stand, macellari e fumatori, che erano proprio vestite a tema. E intanto vi faccio vedere, intanto faccio chiacchiere. Ecco qua, c'è qualcosa di interessante, ma qua c'è una cella, guardate che belle. Qua abbiamo gli affilacoltelli, cioè sono macchine per affilare i coltelli professionali, vedete? Ok, ecco, posso farvi un'intervista perché sono in diretta su YouTube. Okay. Prima vi ho chiesto che cosa vendavate, ma avete risposto niente, però qualcosa vendete, no? Eravamo in diretta? No, adesso sì, però
Allora, perché mi hanno detto vai a vedere che non ti hanno detto cosa vendevano, allora... No, non vendevamo niente davvero, stavamo dando dei volantini. Ah, ok, e che volantini date? Bene, lo prendiamo volentieri. Fatto... È un campionato, una gara, diciamo, di bistecca fiorentina. La fiorentina? Sì. Ok, mi trovate su YouTube Davide Fantinati, se volete rivedere, ok? Tu cosa vendi? Io anche tutto. Ecco, va bene, però preferivo che vendessero loro. No. Va bene, ciao. Ok, sei contento il bestione? Te l'avevo detto che c'erano due vestiti un po' strani. Va bene, dai, oh ragazzi, che ore sono? Non ho, sto tenendo il telefono in mano, quindi non ho il braccetto, non era prevista questa diretta, però ho voluto farla per farvi vedere quello stand di Pacifici, così magari qualche volta, che bello questo banco qua, banchi moderni, quanto è bello. Ha preso il numero? Come? No, sto scherzando. Qua ci abbiamo, queste qua sono mescolatrici di, per i salami, vedete? Dentro ci sono le braccetti, qua è tutto programmabile, mettete dentro quel famoso impasto che quando lo impastiamo a mano dopo è da mescolare tutto per mezz'oretta a mano finché non si amalgama bene le spezie. Quello lì lo fa girando in automatico. Qua ci abbiamo i coltelli del formaggio, guardate, gancio. Questi sono per il parmigiano, questa è la famosa sgorbia che va bene per disossare i prosciutti anche. Qua ci sono altre sgorbie, i pugnali, questi sono per il parmigiano. Questa è la ditta che mi serve poi a me, Euro Coltelleria. Mi dai coltelli a noleggio per il negozio. Ok, faccio un giro. C'è una ragazza, potrei anche infortunarla, però dai, devo tornare via, devo andare via. Sono le 4:40 quasi, ok, allora vado via. Ciao Saverio. Ok, beh niente, dai. Molto, molto simpatica la ragazza. Era bello, ve lo dico io. Bene, vado verso l'uscita perché erano stati. Speravo di trovare Pietro. Pietro Porsche, sapete quello che fa i video, macellaio che fa i video su Facebook. Dovevamo trovarci per fare un saluto. Ho poi trovato il dottor Asado e company. Quindi abbiamo già programmato un video. Vi faccio vedere la porco mobile, perché questa vale la pena. Questa qui è un furgoncino. Ecco, questo qui potrei usarlo come logo sul canale YouTube. Cosa dite della porco mobile? Vogliamo vedere, belle ragazze? No, basta, adesso esco, vi faccio vedere l'uscita. Informiamo che presso l'arena evento di Ah, va bene, grazie. Non ho capito, però va bene. Signori, mi avvicino all'uscita e vado torno a lavorare perché era solo una visita per lo stagionatore, vedere che cosa mi avrebbero dato e le cose sono prolungate. Comunque, ci vediamo presto. Sabato uscirà un bel video. Vi do l'anticipazione. Ho fatto il pecorino, fatto in casa, un mio fan, il mio follower Zosimo si chiama, da Fanano qua in montagna da noi, è venuto a trovarmi, mi ha portato, ma poi lo spiego anche nel video, abbiamo fatto delle chiacchiere, è venuto a trovarmi così e gli ho detto che cercavo del latte di pecora, che era difficile trovarlo qua a Modena. Lui il giorno dopo dalla montagna me li ha portati 15 litri. Grazie, è stata bellissima la fiera. Grazie a lei. Ciao, ci vediamo.
Va bene, dai, un saluto a tutti, alla prossima. E ci vediamo sabato con il video. Ah, vi volevo dire che comunque ieri ho fatto la maglia larga con Giorgino, eh. Non so come sia venuto il video, perché fra Lambrusco, Bianco, Zampetti, Ossa, Stinchi, è stata una maialata proprio. Sono andato là alle 10 della mattina, ci siamo alzati da tavola alle 4 e mezza, 5, non vi dico. Comunque, se riesco a montare il video ve lo faccio vedere. E chiudo perché sono arrivato alla macchina. Ciao a tutti.